per sé la meraviglia, così, è un tema che è molto aperto, ci può stare tutto dentro. E, però se lo inserisce all'interno di una terapia, diciamola così, che comprende la cura inizialmente, poi in mezzo la meraviglia e infine l'armonia, capisci bene che stai creando una specie di recinto entro cui si può definire quella cosa indefinibile, appunto la ricerca artistica, soprattutto in generazioni così giovani che sono quelle che partecipano appunto a questo residente, al secondo anno. Quindi meraviglia, secondo me, è quella che maggiormente identifica, se vogliamo, una modalità di ricerca e un approccio generazionale. La cosa interessante rispetto all'anno precedente, che c'erano così degli artisti, dei giovani artisti che dovevano indirizzare meglio la propria ricerca, in questo caso c'è più questo aspetto della scoperta, dell'accidente, della casualità, della psicologia, dell'eros, tutti elementi che fanno parte di quell'insieme di cose che sono appunto definibili nell'imponderabile e che per l'appunto ci meravigliano. Devo dire che con le dovute differenze rispetto ai residenti dell'anno scorso, questi nuovi la rappresentano abbastanza, seppure io ho osservato, come dire, un progressivo avanzamento verso un'esposizione al digitale rispetto all'anno scorso e sempre più, cioè stiamo passando da una generazione che è nata analogica, che era tipo la mia e che è diventata digitale, invece a queste generazioni che sono interamente digitali. E all'interno di questo, che appunto la meraviglia si configura bene, perché come una generazione che non possiede un retroterra, appunto analogico, probabilmente per questo rappresenta meglio questo tema. Questo progetto di residenze, un po' per ventura, no? Mica per scelta iniziale, però si è trovato caratterizzato in questo modo, cioè che sta molto vicino al periodo di formazione. E io, come ho già osservato altre volte, questo periodo di formazione si sta allungando, cioè i 25 anni della mia generazione sono diversi da questi di oggi, che vedo necessiterebbero di ancora altri anni, perché appunto si è allungato il periodo di formazione, c'è un'offerta molto più grande di cose da fare subito dopo cosiddetta laurea e quindi, diciamo così, i primi passi muovono i giovani artisti sono appunto intorno ai 30 anni in maniera più lucida e consapevole. Io mi ricordo proprio i primi giorni, c'era questa parola che definisce e che ho usato più volte, questa di acerbi, che è una cosa fantastica se la prendi da un punto di vista, è un limite dall'altro, appunto perché procedere, muoversi all'interno di un sistema, è quello dell'arte, così complicato, essere acerbi spesso può sconfinare anche nella naività. Il mutamento è stato profondo, ho assistito a una grande trasformazione, soprattutto di atteggiamento, di approccio e di serietà nei confronti del proprio lavoro, cosa che probabilmente li porterebbe da adesso in poi a fruirne nel miglior modo, nella migliore, come dire, disposizione d'animo per affrontare i workshop che si sono svolti. Soprattutto penso ad esempio agli ultimi, con maestri di generazioni più grandi come Alberto Garutti o appunto con un curatore come Giacinto Pierantoni, con tutto questo passato, diciamo così. Ho visto molto questo aspetto della formazione molto, molto vicino alla loro appunto biografia, e questo è una cosa buona soprattutto per il progetto di residenza, perché cerca di dare delle risposte più concrete laddove probabilmente l'istituzione didattica ha fatto acqua. E questi aspetti, secondo me, sono emersi in maniera abbastanza profonda, perché l'idea che una generazione sia nata digitale
che quindi non debba aver bisogno di sapere delle cose perché può trovarle su Google. In realtà poi si è scoperto che per cercare su Google bisogna che tu sappia cosa chiedergli, e quindi è un po' un cane che si morde la coda. E in questo senso, se manca una formazione precedente, sei un po' come spaesato con una formazione che va dal 2004-2005 a oggi, e tutto il prima è un po' nebuloso, oppure mischiabile, sovrapponibile. Io ho visto una profonda trasformazione soprattutto negli atteggiamenti verso il mondo esterno, più che sul lavoro, devo dire. Queste cose saranno sicuramente di grande aiuto nel futuro, però come sempre l'arte e la formazione dell'arte ha dei tempi che sono molto lunghi, ed è imprevedibile quando si ripresenterà queste cose che hanno assunto in questo periodo. Probabilmente loro tra qualche anno lo riconosceranno come un grande momento importante per la loro formazione, ma non so ancora quanto sia consapevole a questo punto. Un rapporto all'esterno di natura professionale, dove ci sono dei paletti, ci sono dei ruoli, ci sono delle gerarchie. Il mondo è fatto così, invece in un momento di studi, no, c'è il professore un po' più amico, il professore un po' più cattivo, ma di fatto sei in una situazione di protezione. E nel mondo esterno non è proprio così, l'approccio che si ha col mondo esterno, quindi anche nel rapporto che si ha con l'altro da sé, cioè risolto quello e hai anche una maggiore lucidità nei confronti del tuo lavoro. Sono cose dipendenti, no? Perché appunto finito il periodo storico in cui si andava avanti con operazioni artigianali, no? Con l'affinamento di operazioni artigianali, e poi ci si affacciava nel mondo della produzione con delle qualità reali da offrire. Finito questo, perché appunto l'arte è andata anche in altre direzioni, in realtà qui la questione si gioca proprio a livello del rapporto dell'individuo col mondo. Cioè in che maniera tu hai acquisito questo tipo di anche sicurezza, maturità oppure consapevolezza delle tue insicurezze, per cui riesci in qualche modo a gestire questi rapporti, e questa dinamica secondo me poi è quella che rappresenta la dinamica del rapporto che hai con l'opera, e quindi anche una possibilità eventualmente di progettarla, programmarla. Sebbene, come sappiamo, l'opera è sempre questa cosa che accade a un certo punto, anche dopo tanto tempo di cercare o dopo un minuto che iniziato a cercare. Non c'è, diciamo, un tempo prescritto. Sui sei mi sembra che il percorso alla fine li abbia tutti un po' cambiati. Ai miei occhi si sono precisate più delle personalità, delle figure che all'inizio erano meno chiare. Anche perché appunto, ripeto, venivano da un momento di formazione, quindi con delle dinamiche erano più studentesche che professionali. Il grande pregio di questa occasione offerta alla manifattura è proprio la possibilità di affinare un se stesso produttivo, consapevole, e che sia appunto in relazione anche al mondo in cui si vive. Quando è partita tutta il periodo di residenza qui, ci sono stati appunto sei workshop con artisti di generazione rispetto all'anno scorso, forse più prossimi alla loro. Comunque tutti professionisti, quindi già con appunto attivate dinamiche di relazione con gallerie, musei, eccetera. E siamo partiti dalla Stefania Galegati, che li ha messi subito di fronte a questa idea della consapevolezza di essere in un contesto in cui è necessario avere delle relazioni con l'altro da sé, e quindi cercare di capire che cosa voglia dire l'altro da sé. È diverso, ha un'altra lingua, ha un altro colore, eccetera. Una cosa molto importante nella ricerca e nelle riflessioni di Stefania, ma che in realtà qui è stato di grande utilità proprio per iniziare a far scoprire un po' i singoli individui, i singoli soggetti all'interno del gruppo, e quindi creare un po' questo gruppo. E infatti il lavoro che hanno concepito proprio partiva intorno, cioè nasceva proprio da quest'idea del problema di uno di loro, appunto del permesso di soggiorno. Il secondo è stato quello con la RA,
di Martino, che è stato un lavoro in realtà su un mezzo tecnico, è quello del video, che però è un po' una metafora del mezzo, del medium in cui siamo quotidianamente immersi, perché tutto oggi passa attraverso questo format, diciamo così, espressivo, ma anche con questa modalità, cioè non fisica, non legata, diciamo così, a una materialità, a una fisicità, ma appunto che può andare nell'etere, si spegne il monitor o il proiettore e lui sparisce, quindi è ubiquo. E io userei tutti questi termini quasi a rappresentare una condizione. Quindi è interessante come, in realtà, partendo da un discorso che è incentrato su un mezzo tecnico, questione ormai abbastanza sorpassata nel dibattito della storia dell'arte attuale, in realtà è rappresentativa di una condizione. E infatti c'era un progetto che la RA voleva seguire, voleva portare avanti con i sei residenti, e in realtà la cosa che poi si è configurata maggiormente è stata proprio sei contributi individuali intorno ad un soggetto scelto democraticamente. Questo perché, secondo me, molto, pur non tutti loro praticando il video, in realtà è un mezzo che sentono vicino, un po' come un linguaggio che conoscono di già. Abbiamo il terzo workshop, è stato fatto con Domenico Bianchi, che in realtà appunto è più un incontro, infatti forse possiamo definire più seminari quelli con Domenico, con Alberto Garutti e con Giacinto Di Pietrantonio, e un confronto con generazioni differenti e anche con maestri che da tanti anni fanno questo lavoro, e che gli è utile soprattutto per come sono stati realizzati. Sono stati realizzati con questa modalità, ovviamente, lo studio visit, con confronti sinceri. E questo forse è una cosa che potremmo dire per tutte e tre, Alberto Garutti, Domenico Bianchi e Giacinto Di Pietrantonio. Lo sforzo di questi personaggi è stato proprio quello di essere sinceri nei loro confronti. Cosa che, come è emersa più volte, probabilmente non accadrà mai più nella loro carriera, perché quando fai le cose poi alla fine la gente bello bello, arrivederci, e poi ha probabilmente idee diverse. Quindi diciamo che questa è la cosa che, se, nonostante le loro reticenze ad accettare anche le critiche, è stata molto formativa. Poi sono stati sì queste visite all'esterno che hanno toccato alcune possibilità che il territorio offre di produzione di opere d'arte, e quindi ad esempio il vetro a Colle Valdelsa, o un laboratorio di artigiani, diciamo così, che però accompagnano gli artisti nella realizzazione delle opere. Figura che oggi è molto necessaria, appunto perché molti artisti lavorano appunto sulle idee e non sull'affinamento di una tecnica, quindi devono avvalersi per forza di maestranze, conoscenze che non possiedono, ma che appunto acquisiscono all'esterno. L'artista oggi, pur avendo una così cultura randomizzata, come si dice, delle tecniche, perché sa di tutto un po' a seconda delle idee che ha frequentato nel corso della propria attività, di fatto non ne conosce bene probabilmente nessuno, e quindi ha necessità di queste figure. E quella credo sia stata abbastanza utile anche come prospettiva di collocazione, perché c'è sempre questa possibilità di confine tra chi è in una formazione, vuol diventare artista, e poi magari qualcosa succede per cui in realtà scopre che magari è più bravo a realizzare opere per altri. Quindi questa è un'altra cosa che hanno esplorato appunto nel territorio. Poi il workshop con Pantani Surace è stato quello che li ha messi di fronte a questo, come l'hanno definito Pantani Surace, questo chiacchiericcio collettivo mentre si produce qualcosa.
perché stabilito l'oggetto da produrre, che poi in realtà era appunto questa pasta, a partire dal loro morso, a quello a cui gli artisti erano interessati era proprio questa specie di esperimento sociale, cioè ci diamo una prospettiva di produzione e mentre la facciamo ci conosciamo. Quindi, stando lì con questo gesto quasi automatico di fare pasta, realizzare pasta, in realtà, come succede, diciamo così, nella catena produttiva probabilmente più bassa, quella che ancora oggi, anche all'esterno, produce le cose che vengono fatte manualmente, si attiva questa specie di socialità semplice che è fatta proprio appunto di una collaborazione gomito a gomito mentre si realizza qualcosa. Con le due Goldsmith e Chiari, è abbastanza importante per loro perché li ha messi di fronte a questa idea del rapporto che c'è tra l'opera d'arte e una sua collocazione all'interno del mercato. Forse quello che più di tutti tra i workshop li ha messi di fronte a questa cosa qui, cioè in che maniera le idee, per quanto folli o matte, debbano poi avere una collocazione nel mercato. Quindi anche con quest'idea un po' praticata da tanti nella storia dell'arte, l'abbiamo detto, dai coniugi Arnolfini fino a Michelangelo Pistoletto, cioè dello specchio, del rispecchiarsi. In realtà con piccole declinazioni questa pratica sullo specchio è giunta fino a noi e in che maniera anche questa idea renderla appunto prodotto. Ma la cosa interessante è che alla fine c'è stata una svirgolata, diciamo, di questo prodotto che in realtà poteva essere, no, collocato da tutte le parti e buono per tutti i luoghi. In realtà si è poi intrecciato con la storia della manifattura, producendo l'idea finale che è appunto questa degli specchi, che però contengono quel colore che caratterizzava tanto le vetrate di uno dei capannoni di manifattura dove si stoccava appunto il tabacco. E l'altro workshop è stato con Elena Mazzi e qui forse si può fare anche un altro ragionamento, del ragionamento di relazione con il luogo. L'altro giorno mi chiedevano in che maniera si potessero fare delle application qui e io ripensavo sempre al solito ragionamento e forse bisognerebbe introdurre in questa lettera di arruolamento, di application, un progetto preciso, cioè perché io devo voler venire a Firenze e a fare che cosa? Perché alla fine questa non è una residenza su un satellite o in un non luogo, è proprio, si svolge in un luogo preciso, in un quartiere preciso della città, eccetera. E l'analisi di Elena è stata proposta ai sei residenti, è stata molto utile in questo senso perché sulla scia degli esercizi agiti da Perec abbiamo esplorato tutto il quartiere, ma a partire proprio dai luoghi che non vedi, quindi anditi inutilizzati, il negozietto del barbiere fino al macellaio, fino appunto all'alimentare rumeno, per cercare di guardare in maniera che per Perec diventava ossessiva, quasi per perdere i sensi e poi rivedere il mondo con degli occhi nuovi. Lui lo faceva in una città che conosceva molto bene, ma fatto in una città che non conosci, questo tipo di esercizi ti danno immediatamente una profondità di lettura sul territorio che stai frequentando in quel momento. Quindi molto utile soprattutto per questo tipo di approccio. L'ultimo workshop realizzato, propriamente detto, gli altri appunto abbiamo detto sono seminari, e invece ha proposto una idea controcorrente per la direzione che sembra aver preso, no? Soprattutto come testimoniano le ultime generazioni di curatori, le ricerche dell'arte contemporanea, e che appunto si cerca di esplorare i cosiddetti non luoghi, si cerca di organizzare le mostre non solo più all'interno degli hotel come faceva Henri Cobrist, ma ad esempio all'interno di un fast food, e proprio luoghi della contemporaneità, che sono quei luoghi che rendono indistinta la differenza
Tokyo, Firenze, Ragusa, New York, Calcutta, eccetera, eccetera. Cioè ci sospendono in questa sorta di appunto mondo globale. E allora la proposta, per quello dicevo provocatoria, di Robert è quella di invece andare a ricercare i giardini storici, quindi entrare a contatto, in contatto con la natura identitaria, storica, di un luogo attraverso appunto i giardini, che soprattutto per l'Occidente, anche per l'Oriente, infatti è stato proposto anche un contatto tra il giardino orientale, il giardino all'italiano e il giardino appunto occidentale, che sono appunto i giardini, cioè in che maniera la natura regolamentata dall'uomo, quindi non il terzo paesaggio, non diciamo tutte queste idee che sono appunto più legate alla contemporaneità, ma in che maniera l'uomo si era rapportato alla costruzione di un giardino, al condizionamento della natura, quindi questo rapporto c'è tra l'individuo e la natura. Cosa ti aspetti? Che ci meraviglino, dissi, perché era il coso. Quindi potrei dire in questo caso che tradiscano un'armonia, proprio per traghettarci alla successiva. L'arte, la buona arte ci meraviglia sempre.